Bene, buonasera a tutti, benvenuti. E, abbiamo il piacere di avere una nuova serata degli incontri tra cielo e terra, organizzati dalla Schiaparelli in collaborazione con il Comune di Varese. Questa sera abbiamo un argomento abbastanza vasto e complesso, che è vedere quello che nessuno ha mai visto, l'uomo e lo spazio. E questo argomento, come lo affronterà poi, lo ascolteremo appena avrò finito di farvi perdere qualche secondo, è la professoressa Michela Prest dell'Università dell'Insubria, Como, che appunto insegna argomenti connessi alla fisica, alle particelle, quindi un po' mi ha spiegato qualcosa del suo lavoro. È una ricercatrice che ha lavorato, laureata a Trieste, con la tesi di dottorato a Trieste, e poi si è ritrovata qua in provincia di Varese dopo aver affrontato la progettazione e la realizzazione di un satellite artificiale, uno dei più bei satelliti artificiali sono stati fatti in Italia, il satellite Agile, di cui penso ci accenderà qualcosa. Ecco, io passo a lei la parola e vi ringrazio. Allora, buonasera a tutti, siete tantissimi. Io ringrazio gli organizzatori, sono molto emozionata di essere qua, sono molto onorata tra le altre cose. Io mi chiamo Michela, sono un fisico delle particelle, anzi io sono un fisico sperimentale delle particelle. Sono uno di quei fisici che disegna gli occhiali, tra virgolette, con cui osserviamo la natura per capire come funziona. E una volta che abbiamo capito come funziona, possiamo utilizzare quello che abbiamo capito per migliorare la vita dell'uomo, la vita di tutti noi, perché questo è quello che facciamo. E sono un fisico a cui piace raccontare, e quindi io sono stasera qui a raccontarvi una storia. E la storia che vi racconto parte da qua, dal 5 settembre del 1977, quando dalla base di Cape Canaveral è partita la sonda Voyager 1 a destinazione l'universo. La sondina era partita, la gemellina era partita qualche giorno prima, e l'idea era che queste sonde guardassero tutto quello che nell'universo non siamo in grado di vedere. Le ritroveremo alla fine di questo percorso. Il 14 febbraio del 1990 questa sonda si trovava a 6 miliardi di chilometri dalla Terra. Si è girata e ci ha scattato una fotografia. Questa fotografia è nota come Pale Blue Dot, il pallido puntino blu. Io ho circondato il puntino blu con un cerchio grande per fartelo vedere bene. Si tratta della Terra. Carl Sagan, che era un noto divulgatore e astronomo, di questa foto amava dire: è qui, è in casa, è in noi. Tutti quelli che amate, tutti quelli che sono esistiti, tutti quelli che conoscete sono vissuti qui, su questo pallido puntino blu, l'unica casa che conosciamo. Noi non siamo speciali nell'universo, siamo un pallido puntino blu, ma abbiamo imparato a osservare l'universo in maniera speciale. Perché, e soprattutto cominciando, guardando il cielo, ci siamo fatti, essendo curiosi, ci siamo fatti delle grandi domande. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? E allora la storia che vi racconterò io stasera, in realtà è uno spicchietto di una storia incredibilmente vasta, con l'idea di solleticare la vostra curiosità, così poi magari andate a vedere qualcos'altro di questa storia, di dimostrarvi che in fondo l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo sono proprio la stessa cosa, e ve la racconterò con gli occhi di chi? Di quei fisici che come me disegnano gli occhiali per osservare la natura, e vi farò vedere come questi occhiali hanno cominciato a mettere qualche piccolo pezzettino di risposta a queste grandi domande. Io stasera sono venuta qua, ho parcheggiato qua dietro, ho camminato e si vede la luna. Quante volte camminiamo, soprattutto tra voi, con il naso lì su di una bella notte stellata, guardiamo la luna, riconosciamo le costellazioni, magari qualche pianeta. Noi da sempre siamo affascinati dal cielo. Gli antichi per millenni hanno osservato il cielo a occhio nudo, hanno anche usato quello che osservavano, misuravano il tempo, l'alternarsi delle stagioni, addirittura per fare previsioni. Tutto questo occhio nudo fino al 30 novembre del 1609, quando in quel di Padova un signore di nome Galileo Galilei ha puntato per la prima volta
un rudimentale telescopio per osservare la Luna, degli occhiali per osservare qualcosa che con gli occhi non siamo in grado di vedere. La prima volta ha cambiato la storia e non avendo né una macchina fotografica né un cellulare, quello che ha fatto è disegnare quello che vedeva, dando origine a quella che oggi chiamiamo la selenografia, la scienza che studia la Luna. Io vi faccio vedere uno dei suoi disegni confrontati con una fotografia di oggi. E direi che il ragazzo era piuttosto bravo a disegnare e che vedeva parecchio bene. Questo ha cambiato la storia. Occhiali per osservare qualcosa che a occhio nudo non vediamo. Galileo, Tycho Brahe, Copernico, Kepler hanno raccolto 4.000 anni di osservazione a occhio nudo e hanno dato origine a quella che oggi chiamiamo astronomia da Terra. 400 anni dopo parte la conquista dello spazio. Siamo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, da una parte i russi, dall'altra parte gli americani. Il 4 ottobre del 1957 viene lanciato il primo satellite artificiale della Terra, lo Sputnik, un mostro, 83 kg di peso, 58 cm di diametro, dentro non aveva praticamente niente, cioè il trasmettitore per comunicare a Terra, la batteria per rimanere vivo e le antenne che spuntavano per mettersi in connessione. E rientrerà in atmosfera all'inizio di gennaio del 1958. Panico! I russi sono riusciti a conquistare lo spazio prima della parte occidentale del mondo. Non solo, il 3 novembre del 1957 lanciano in orbita il primo essere vivente. Tutti abbiamo sentito parlare della cagnolina Laika. Per decenni ci hanno convinti che la cagnolina si era semplicemente addormentata nella sua capsula spaziale. In realtà, qualche tempo fa, non tantissimo tempo fa, la storia è stata raccontata in modo un po' diverso e questa storia è decisamente più triste di quello che ci hanno raccontato fino a qualche decennio fa. Gli americani non si arrendono, non è possibile che questi riescano a conquistare. E infatti, il 31 gennaio del 1958, sempre dalla base di Cape Canaveral, parte il satellite Explorer 1. Explorer 1 è piccolo. È una specie di siluretto, come i pesci che si vedono nell'acqua, con questi baffi, che sono le antenne. Questo oggetto pesava circa 14 kg, ma dentro aveva due occhiali per osservare quello che qua giù non riusciamo ad osservare. Questi occhiali si chiamano rivelatori di particelle, e non ho sbagliato il termine. Il rilevatore è l'omino dell'Istat che vi telefona per sapere quante volte bevete il latte in una settimana o leggete il giornale. La parola rivelatore ha lo stesso significato della parola inglese detector, che deriva dal latino detecere, togliere la coperta, togliere, scoperchiare, togliere il velo. I rivelatori di particelle ci permettono di togliere il velo alla natura per capire come funziona. Explorer, che ha preso dati per 111 giorni, e poi è rimasto suoi per 12 anni, prima di rientrare in atmosfera, non aveva finito le batterie, Explorer 1 aveva dentro quei 14 kg due rivelatori di particelle, uno per vedere i micrometeoriti, per fare studi sui micrometeoriti, l'altro per osservare i raggi cosmici, che sono queste particelle che provengono dalla profondità dell'universo, arrivano fino a noi e ogni secondo la nostra mano è attraversata da 5 circa di questi raggi cosmici. Allora, questo oggetto qua sembra incredibile, però l'informazione più importante l'ha fornita quando non funzionava. Cioè, gli scienziati si sono accorti, i fisici si sono accorti che ogni volta che questo si trovava a 2000 km di altezza e passava in un certo punto attorno alla Terra, zac, si spegneva. Perché in realtà quell'oggetto lì aveva scoperto quelle che si chiamano, che noi conosciamo come le fasce di Van Allen. Voi sapete che la Terra è una calamitona, un magnete, cioè un polo nord, un polo sud. Quindi se ci sono due poli, una calamita, ci sono le linee di campo magnetico che escono da un polo e arrivano all'altro polo. Questa marea di particelle che arrivano dalle profondità dell'universo vengono catturate da queste linee di campo magnetico. Ci sono delle particelle particolarmente fortunate che riescono ad arrivare nella zona dei poli, dove le linee sono durate. Quelle riescono ad arrivare fino alla ionosfera, interagiscono con la ionosfera e producono luce. Io non l'ho mai vista personalmente, ma spero che qualcuno di voi l'abbia fatto. È uno dei fenomeni più belli che si possano vedere. Le aurore boreali. Tutte le altre particelle, quelle che arrivano nella zona più equatoriale, rimangono bloccate lì, perché ce ne sono tantissime, e ogni cosa che passa di lì depositano dentro energia, come quando andate a fare i raggi X. Le particelle, i raggi X, depositano energia all'interno del vostro corpo, che è dose,
fa male. La stessa cosa succede con l'elettronica. Ogni volta che il satellite passava di lì, sono talmente tante che quello smetteva di parlare. Quindi le fasce di banane sono state scoperte perché lui si zittiva. Questi sono uno anche dei grandi problemi se vogliamo mandare qualcuno su Marte. Mandare qualcuno su Marte vuol dire che questo povero astronauta deve, a parte il fatto che non tornerà più, ma questo è un altro problema, deve attraversare le fasce di banane e poi oltretutto rimane bello aperto di fronte a tutto il vento solare, questi milioni di particelle che continuano attraversando depositare tose, provocare mutazioni genetiche e sappiamo come va a finire. Questa è la foto dei tre responsabili. Il responsabile del laboratorio, il signor James Van Allen, che è lo scienziato che ha progettato quella strumentazione e da cui le fasce di Van Allen hanno preso il nome, e questo signore von Braun, che è questo che vedete qua, che era un esperto di missilistica che durante la Seconda Guerra Mondiale è stato prelevato dagli americani, l'hanno proprio rapito dai tedeschi, perché lui lavorava con i tedeschi, prima che lo prelevassero i russi, proprio perché era già partita la lotta per conquistare lo spazio e lui era uno dei massimi esperti mondiali ed è questo il motivo per cui Explorer 1 è partito. In realtà io sono partita da Galileo e gli ho detto che Galileo ha puntato un telescopio, luce visibile, e ha visto la Luna. Adesso vi ho parlato di raggi cosmici, cioè questa marea di particelle che arrivano dalle profondità dell'universo. Questo dovrebbe farci pensare che l'universo ci parla in tantissimi modi diversi e i raggi cosmici sono uno dei modi fondamentali in cui ci parla, li troveremo tante volte stasera insieme, per cui io non posso non dedicare un pochettino a raccontarvi la storia dei raggi cosmici. Allora, noi oggi sappiamo che dalle profondità dell'universo arrivano tutte queste particelle, arrivano sulla sommità dell'atmosfera, sono quasi sempre protoni, più del 90% sono protoni come quelli che si trovano dentro il nucleo degli atomi, producono cascate di particelle, 5 ogni secondo arrivano sulla nostra mano a Terra. Ma non è stato così banale trovare questi raggi cosmici. Alla fine del XVIII secolo, i fisici, gli scienziati, si erano accorti che l'aria è debolmente conduttiva, cioè conduce l'elettricità. Come avevano fatto ad accorgersi? Quando riaccendiamo le luci, dopo ve lo faccio vedere bene. Avevano un oggetto di questo genere, un po' più carino del mio, questo è un po' fatto in casa. Lì dentro ci sono due foglioline, le loro erano foglioline d'oro, le mie sono foglioline di carta stagnola, ma tanto l'effetto è assolutamente lo stesso. Se io strofino del materiale e lo avvicino, le cariche passano sulle foglioline e le foglioline si allargano. Ma se io le lascio lì e non faccio nient'altro, piano piano le foglioline tornano ad avvicinarsi. Perché? Perché l'aria ionizzata strappa le cariche e le foglioline tornano nella posizione iniziale. Nel 1896, Becquerel e Marie Curie scoprono la radioattività naturale, cioè scoprono che la gran parte dei nuclei di cui siamo circondati, infatti in realtà non è stabile, ma decade, cioè il nucleo padre diventa un nucleo diverso, a energia più bassa, emettendo un elettrone, oppure un elettrone con la carica positiva che chiamiamo positrone, oppure una particella cicciotta che chiamiamo particella alfa, oppure dei raggi gamma, che sono come i raggi X, solo con energia più alta. Fatta! Abbiamo scoperto che questa roba emette l'aria ionizzata perché c'è la radioattività naturale. Nel 1907 un abate, padre Wolf, decide di trasformare questo specie di strumento in uno strumento di misura. Quindi ci mette una scatola rodotta con un microscopio, perché così misura il tempo che le foglioline ci mettono a tornare indietro e può valutare la radioattività. E dice, scusate, se avete ragione voi ed è la radioattività naturale delle rocce che ionizza l'aria, io salgo sulla cima della torre Eiffel, che è lontana, e a quel punto quello che succede è che misurerò una radioattività decisamente più bassa. Lo fa nel 1910, però misura solo il 30% in meno di quello che si aspettava. Qualcosa non torna. 1911, un assistente meteorologo romano, Domenico Pacini, fa delle prove analoghe, prende uno di questi elettrometri, l'elettroscopio con la scala globale con il microscopio, lo mette uno sulla spiaggia e uno sul mare. Ovvio, quello sulla terra, questo sull'acqua, deve contare più quello e meno quello, contare uguale. Poi ne prende un altro, lo mette in una boccia stagna e lo cala prima nella profondità del lago di Bracciano e poi nel mare di fronte a Livorno e dice, mamma, crescendo, mi avvicino alla roccia, devo contare di più. O, man mano che scendeva, contava di meno. E allora a quel punto dice, ok ragazzi, magari la radioattività naturale aiuterà,
però sicuramente c'è qualcosa che arriva da là, da fuori dall'atmosfera, che arriva dall'alto. Scrivo una lettera in italiano, non si è mai capito, ha un fisico austriaco di nome Victor S. Non si è mai capito se la lettera non è arrivata, perché eravamo vicino alla prima guerra mondiale, se Victor S. non sapeva l'italiano e quindi non l'ha letta, oppure se semplicemente ha fatto il furbo. Lascio a voi la scelta dell'ipotesi giusta, restando fatto che nel 1912 il signor Victor S. sale con un pallone aerostatico fino a 5.350 metri di altitudine, che per quel tempo non era proprio una passeggiata, e trova che la radioattività diminuisce fino a 700 metri, ma meno di quello che uno si aspetta. Poi rimane stabile fino a 1500 metri e poi ricomincia ad aumentare. E a 5000 metri è il doppio di quella che misurate a terra. Addio radioattività naturale, non è lei la responsabile, è qualcosa che viene da fuori. Nel 1928 li chiama raggi cosmici e nel 1936 prende il premio Nobel per aver trovato, scoperto i raggi cosmici. Non citerà mai Domenico Faccini. E questo è un peccato per la fisica italiana. Allora, questo universo ci fa vedere la Luna, luce visibile, ma ci manda anche i raggi cosmici. Questo vuol dire che questo universo, in qualche modo, parla in tante lingue diverse. Riprendiamo il caso di Galileo e della luce visibile. Che cos'è la luce visibile? Onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche sono onde che si propagano nel vuoto, non hanno bisogno di un mezzo come il suolo, che ha bisogno dell'aria, dell'acqua o di quello che volete. Si propagano del tutto. La luce visibile ha un pezzettino di una roba molto più grande che si chiama spettro elettromagnetico, dove ci sono onde che hanno una lunghezza d'onda molto grande, le onde radio, e onde che hanno una lunghezza d'onda di chilometri, e onde che hanno una lunghezza d'onda molto piccola, i raggi gamma e i raggi X, 10 alla meno 14 metri, quindi una frequenza altissima. Tutte queste onde qua sono una roba che iniziamo regolarmente ogni giorno, fanno parte della nostra vita quotidiana. Il che vuol dire che per usare queste onde qua, qualcuno ha sviluppato degli occhiali, dei rivelatori di particelle che permettono a queste onde di essere usate. Il che vuol dire che ogni volta che osserviamo l'infinitamente grande e cerchiamo di sviluppare degli occhiali migliori, miglioriamo la vita di tutti noi. Facciamo un esempio. Onde radio. Le onde radio noi le usiamo per comunicare. Ci sono stelle e gas che emettono onde radio. Microonde, cuciniamo, facciamo i popcorn nel forno microonde. Ci sono galassie che emettono microonde. Infrarosso, cambiamo il canale della TV di casa. Ci sono polveri che emettono nell'infrarosso. Potrei continuare così all'infinito per tutto quanto lo spettro elettromagnetico fino ad arrivare ai raggi X, che sono gli stessi che usiamo per andare a guardare dentro il corpo di un paziente senza aprire il corpo del paziente. Il 23 dicembre del 1895, Rente, un fisico, annuncia al mondo di aver scoperto i raggi X. Da quel momento i fisici faranno 30 anni di delirio perché capiranno che non avevano capito niente e che devono ribaltare tutto, ma il 23 dicembre 1895 nasce la medicina moderna. Da quella data, per guardarvi nella pancia, non vi apriamo la pancia, ma vi facciamo una radiografia o una TAC. E i raggi gamma, quelli che usiamo per bombardare le cellule malate di un paziente, possibilmente preservando le cellule sane, dandogli così tanta dose che quelle muoiono. Oppure che usiamo nella medicina nucleare per andare a vedere non come siete fatti dentro, ma come funzionate, perché così troviamo degli hotspot che potrebbero farci pensare che c'è qualcosa che non va. E gli occhiali che usiamo per vedere queste sono gli stessi che usiamo per guardare il cielo che sta lassù. Questo è un esempio del nostro cielo nelle diverse bande dello spettro elettromagnetico. Queste non sono immagini tutte uguali. Sapete cosa amo dire io? Che l'universo è un libro, è un bellissimo romanzo. Per me è un romanzo giallo, con tanti capitoli come qualsiasi romanzo. Ogni capitolo è scritto in una lingua diversa. E ogni capitolo è una bellissima storia a sé. Ma se non siamo capaci di leggere tutti quanti i capitoli, non riusciremo mai a trovare il colpevole. E allora vuol dire che noi, fisici che sviluppiamo occhiali, rivelatori di particelle, dobbiamo essere in grado di sviluppare occhiali sempre più precisi che ci permettano di costruire un vocabolario che ci permetta di leggere tutti questi capitoli per trovare il colpevole. E allora ben venga il telescopio di Galileo, ma mica basta, perché alcuni di questi capitoli non riesco a leggerli a terra.
devo andare sopra l'atmosfera. E allora quello che hanno fatto i fisici è stato mettere degli strumenti, degli occhiali, dei rivelatori di particelle a terra, ma poi di metterne, ne hanno messe altre anche sopra l'atmosfera, perché i raggi X, i raggi gamma, le microonde, mica arrivano tutti fino a terra, una parte di quello spettro non arriva, e allora siamo andati sopra l'atmosfera. E a quel punto abbiamo detto, ma perché allora non mettiamo anche il telescopio di Galileo sopra l'atmosfera? Così non abbiamo il problema dell'aria che si muove e non ci permette di vedere bene le immagini. Il 24 aprile del 1990, con il Discovery, è salito in alto ed è stato messo in orbita il 25 aprile il telescopio Hubble. È un mostro. È lungo 13 metri come un autobus. Ha un diametro di 4,8 metri. Pesa 11.000 kg. Per funzionare ha bisogno di 2.100 watt, pensate a quei pannelli solari. E lì dentro è pieno di rivelatori che sono praticamente una versione un po' più grande, un po' più precisa, quello che volete, ma sono come quelli che avete nei cellulari quando fate click per fare una fotografia. È la stessa cosa. L'idea, il principio è esattamente lo stesso. Questa è una foto di Apple quando sono andati a sistemare lo specchio che non funzionava bene, un po' come cambiare la gomma di un'automobile in una situazione non esattamente altrettanto controllata, e questa qua è una delle bellissime immagini del telescopio Hubble. Io tra le, non so, milioni, miliardi, penso di non sapere quante sono le immagini di Hubble, io scelgo questa perché mi piace particolarmente tanto. Questa immagine qui è un'immagine di un ammasso globulare di stelle. Gli ammassi globulari di stelle sono milioni di stelle tutte assieme che si sono formate esattamente nello stesso momento. Praticamente sono un orologio cosmico. Cioè, io so che una stella ha una vita che dipende da quanto massiva è, da qual è la sua massa. Più la stella è massiva, più è luminosa. Ma più è luminosa, più brucia velocemente l'idrogeno, che ha il suo combustibile, e quindi prima muore. Per cui se io vado a cercare con il mio telescopio Hubble tutti questi ammassi globulari di stelle all'interno dell'universo, posso misurare la loro luminosità e quindi la loro massa e quindi sapere quanti anni hanno. E il più vecchio in assoluto è fatto da stelle che hanno una massa che è 0,7 volte la massa del Sole. Quindi stelle che sono nate tra 11 e 18 miliardi di anni fa. E qua, da dove veniamo? 11 e 18 miliardi di anni fa. Allora, non saremo speciali, e questo è un dato di fatto, però il fatto già di aver cominciato a pensare che l'universo ha 11-18 miliardi di anni ci rende, se non altro, curiosi, se non speciali. Speciali non lo siamo. E noi fisici siamo molto curiosi. E quello che noi siamo abbastanza sicuri per il momento è che 13,7 miliardi di anni fa, ormai quasi 13,8, è successo qualcosa. Per cui una quantità immensa di energia a una temperatura elevatissima, 10 alla 32 gradi Kelvin, si è trasformata in materia. Prima i costituenti delle particelle elementari, poi le particelle elementari, i protoni, quelli che stanno nei nuclei degli atomi. I protoni sono nati 10 alla meno 6 secondi dopo il Big Bang, 13,7 miliardi di anni fa. I protoni di cui è fatto tutto quello che ci circonda e di cui siamo fatti noi, sono quei protoni là. Cioè la mattina quando ci svegliamo dovremmo aprire gli occhi e pensare, caspita, io sono fatto da, non so, 10 alla 28, 10 alla 29, un 1 seguito da 28 zeri di protoni che sono nati 13,7 miliardi di anni fa. Ogni volta che respirate probabilmente state respirando un protone che stava in un dinosauro, oppure in Einstein, oppure in Mary Monroe, non lo so, scegliete voi quello che preferite fondamentalmente. E poi tutto il resto, le altre particelle elementari, gli atomi, gli elementi, le molecole, le galassie, fino via ad arrivare oggi, 13,7 miliardi di anni dopo, con un universo decisamente più freddivo di quando è nato. Ci sono tante prove di questo. Io vi racconto una che a me piace moltissimo, perché in qualche modo vi fa anche capire come in realtà i rivelatori di particelle, cioè gli occhiali che usiamo per osservare, a volte partono da una situazione molto semplice, diciamo, e ci fanno scoprire cose che poi ci permettono di costruire rivelatori più complicati. Negli anni 60, negli Stati Uniti, nel New Jersey, è stata costruita questa antenna che si chiama Onde l'antenna. È stata costruita per un progetto di telecomunicazione, si chiamava ECO, c'era un satellite, l'antenna, finito il progetto,
il Centro Sperimentale con Labs, hanno preso l'antenna e l'hanno data a questi due fisici che si intravedono qua, Robert Wilson e Arthur Penzias. Quelli l'hanno modificata perché volevano captare le onde radio che provenivano dalla parte lontana della Via Lattea, dalla parte più lontana della Via Lattea. Nel 1964 l'hanno accesa. L'hanno girata di qua, l'hanno girata di là e quella continuava a farti tic, 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 tic. Hanno pensato che c'era un problema nell'elettronica, che c'era un problema nella meccanica, che era a causa della coppia di piccioni che aveva fatto lì dentro il nido, le ha provate tutte. Alla fine hanno preso il telefono e hanno chiamato Robert Ticchi a Princeton, che era uno dei massimi esperti della teoria del Big Bang. Lui ha finito la telefonata, ha messo giù il telefono, si è girato verso i suoi collaboratori e ha detto: mi spiace, ci hanno battuto sul tempo, ha preso la macchina e li ha raggiunti. Robert Wilson e Arno Penzias avevano scoperto la radiazione cosmica di fondo. Quando l'universo ha compiuto 380.000 anni, 13.7 miliardi di anni fa, anno più, anno meno, è diventato trasparente e la luce ha potuto uscire. La radiazione cosmica di fondo è la candelina che l'universo ha soffiato quando ha compiuto 380.000 anni. Dovrebbe essere isotropa, uguale in tutte le direzioni, come stendere un lenzuolo perfettamente tirato. Ma non è esattamente così. Questa è un'immagine acquisita dal satellite WMAP della NASA in 9 anni di presa dati del nostro cielo. Tutti i puntini gialli e rossi sono le fluttuazioni della radiazione cosmica di fondo. I puntini gialli e rossi sono i segni delle stelle e delle galassie di oggi. Quello che state guardando è un libro scritto 13.7 miliardi di anni fa. E io penso che questa immagine, che a me commuove sempre tanto, mi spiega perché io ho fatto il fisico, perché soprattutto ho fatto il fisico sperimentale che costruisce un piano. Questa immagine è stata acquisita nelle microonde, quindi con un satellite che stava sopra l'atmosfera. Gli strumenti per le microonde non sono strumenti particolarmente complicati da ideare, ma strumenti così precisi sono decisamente complicati da ideare. In fondo c'hanno degli specchi, delle antenne e dei radiometri, quindi sono degli strumenti, se vogliamo, banali tra virgolette come idea, ma non come realizzazione. Questo qua è il satellite WMAP, questo qua è il satellite Planck, questo ha preso dati per 9 anni, questo ha preso dati mi pare per 3 anni, qualcosa di questo genere. Perché i fisici, una volta che hanno visto questa immagine, hanno detto: caspita, adesso quello che facciamo, cerchiamo di potenziare i nostri occhiali per vedere meglio. È come avere un microscopio e in qualche modo metterlo a fuoco. Questa è l'immagine che aveva preso a suo tempo la onda e l'antenna, quella che sentiva tic-tic-tic. Questa qua è l'immagine presa dal primo satellite che è andato a cercarsi la radiazione cosmica di fondo lassù, il satellite Kobe, e questa è l'immagine di WMAP che vi ho appena fatto vedere. Questo qui è come la vede Planck, guardate, è come mettere a fuoco sempre meglio. Per quello non abbiamo risposto ancora a tutte le domande, perché abbiamo bisogno di mettere a fuoco. Mettere a fuoco vuol dire aumentare il numero di parole che mettiamo nel vocabolario per leggere quel capitolo e per tradurre quell'altro che ancora non abbiamo capito. Questa qua è la stessa immagine di prima vista da Planck nel mondo delle microonde. Ora, quando noi fisici in generale, fisici delle particelle in particolare, abbiamo visto questa cosa, ovviamente abbiamo detto: caspita. Poi ci siamo detti: questo qui è un libro scritto 13.7 miliardi di anni fa, quindi la radiazione cosmica di fondo è una roba che è stata prodotta 13.7 miliardi di anni fa e che noi stiamo guardando adesso. Come viaggiassimo nel passato? Adesso cosa facciamo? Ci mettiamo qui e aspettiamo che qualche raro messaggero arrivi dalle profondità dell'universo a raccontarci cosa è successo al tempo del Big Bang. Non troveremo mai la risposta a quello che vogliamo. Però possiamo fare un'altra cosa. Siccome tutto sommato la differenza tra adesso e il momento del Big Bang era praticamente la temperatura, cioè il momento del Big Bang 10 alla 32, oggi 2.7 gradi Kelvin, ci sono 32 zeri di differenza. Quindi quello che possiamo fare? Possiamo costruire qualcosa che prende queste particelle, le rende sempre più energetiche, le fa scontrare a energia sempre più alta, e allora se l'energia è sempre più alta, la temperatura è sempre più alta, e vuol dire che stiamo viaggiando all'indietro nel tempo. E non aspettiamo uno ogni morte di papà, no, li produciamo noi, ne produciamo quanti ne vogliamo, costruiamo gli acceleratori di particelle.
LHC al CERN accelera 2 fasci di 300.000 miliardi di protoni e nel punto in cui i due protoni si scontano la temperatura è 100.000 volte più alta di quella del nucleo del Sole, è il punto più caldo dell'universo. A che ci serve questa roba? Ci serve a capire come era la materia un secondo dopo il Big Bang, comunque un tempo enorme, però come la materia un secondo dopo il Big Bang? Lo sappiamo? Non c'è nessuno che ce lo dice. Non possiamo rifare un Big Bang, no, non è possibile, però possiamo avvicinarci e vedere com'era la materia. Ci serve a capire perché noi siamo qua. Oh, pensate una cosa, l'energia, all'inizio c'era solo energia. L'energia non ha carica, non è positiva o negativa, è neutra. Allora, questa benedetta energia che si trasforma in materia, ogni volta che produce un protone che ha carica più 1, dovrà anche produrre un antiprotone che ha carica meno 1. Così quando il protone e l'antiprotone si rincontrano, carica 0, abbiamo conservato. Gli astronomi hanno calcolato che nell'universo per ogni particella di materia c'è 1 miliardo di fotoni, cioè di particelle di energia. Vuol dire che all'inizio c'erano 500 milioni di particelle di materia, 500 milioni di particelle di antimateria, ogni volta che due si incontravano, puff, 2 particelle di energia. E noi non saremo qua. Vuol dire che all'inizio, quando queste giocavano, una particella di materia è rimasta seduta in panchina. E questo è il motivo per cui noi siamo qua e siamo fatti di protoni, neutroni ed elettroni. Dove è andata a finire l'antimateria? Noi non lo sappiamo. Potremmo quasi dire che siamo una fluttuazione statistica. Non solo non siamo più speciali, ma siamo anche una fluttuazione statistica. Vi ho parlato di LHC e del CERN di Ginevra. Questo qui è il CERN. Questo è il nostro enorme acceleratore per cercare di capire com'era la materia a un secondo dal CERN, a un secondo dal Big Bang. Facciamo, acceleriamo i fasci di protoni e li facciamo scontrare in 4 punti che sono i nostri microscopi, che sono dei mostri. Atlas è 20 per 20 per 30 metri cubi. CMS pesa 14.000 tonnellate. Per vedere infinitamente piccolo, dobbiamo costruire dei microscopi incredibilmente grandi. E guardate che senza così un battito di ciglia siamo passati dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. Questi oggetti qui funzionano, gli omini sono questi, tanto per intenderci, giusto per dare un'idea. Questi oggetti qui funzionano come delle enormi macchine fotografiche, come quelle del vostro cellulare, solo che sono macchine fotografiche fatte da migliaia di miliardi di pixel che scattano 40 milioni di fotografie al secondo. Come questa. Perché l'altra cosa interessante, questi sono 2 protoni che si sono scontrati e questi sono i pixel che si sono accesi. L'altra cosa interessante dei rivelatori di particelle, a proposito, tutti voi avete un rivelatore di particelle addosso, è il rivelatore più antico, è stato fatto in miliardi di copie, più o meno bene funzionanti, il mio non è che proprio funzionano bene, gli occhi sono dei rivelatori di particelle. Allora, questi rivelatori di particelle non ci fanno mai vedere direttamente il fenomeno. Mica vedete le mie corde vocali voi, sentite il suono che le mie corde vocali fanno, mica vedete i nuclei che fondono nel Sole, vedete la luce che deriva da quella fusione, mica vedete i 2 protoni che si scontrano, vedete i pixel che si accendono di quello che hanno prodotto i 2 protoni che si scontrano. Io vedo sempre un prodotto, dal prodotto intuisco il fenomeno e a quel punto lo inquadro in una teoria che fa previsioni che posso andare a verificare. Se non verifico le previsioni ricomincio, se la teoria non fa previsioni verificabili è un bel volo della mente, della fantasia, ma non è una teoria. Allora, non ci siamo accontentati di questo però, perché qui andiamo 100.000 volte più caldi che il nucleo del Sole, ma non basta, non basta. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti di più. Cioè abbiamo bisogno di cercare i messaggeri rari che provengono dalle profondità dell'universo. Metterci lì, ne arriva uno ogni tanto e dobbiamo anche trovare il modo di vederli. E questa è la cosa che mette insieme l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Così facendo, mentre cercavamo i messaggeri rari, siamo riusciti a fare un'altra cosa ancora, che è stata quella di ascoltare l'universo. Fino adesso noi abbiamo guardato l'universo. Era come guardare una TV senza il volume, con il volume a 0. Poi è successo qualcosa nel settembre 2015, che però è stato annunciato solo l'11 febbraio del 2016, per cui abbiamo alzato il volume. Abbiamo visto, abbiamo sentito le onde gravitazionali.
quando due masse come due buchi neri o due strade di neutroni, cioè due oggetti belli massivi, ruotano velocemente attorno a loro e poi si uniscono, è come se fossero su una coperta, voi agitate la coperta e queste onde arrivano fino a noi. La prima vista era successa 1.3 miliardi di anni fa e ha emesso in onde dello spazio-tempo, così si dice il termine tecnico, ma mi piace l'idea della coperta, l'equivalente di, in energia di tre masse del Sole. Perché diciamo che è come sentire l'universo? Perché in questo caso c'è qualcosa che si muove, non è vuoto, c'è qualcosa che muove, come il suono che muove l'aria. La cosa incredibile di questo è che l'abbiamo sentito usando la luce, perché per vedere le onde gravitazionali si usano questi oggetti che si chiamano interferometri, che non sono altro che dei lunghissimi tunnel dove sparate un laser, lo centrate bene, quello va in un tunnel, uno va in un tunnel, l'altro va nell'altro, quando tornano indietro, se la cresta di un'onda è insieme alla valle dell'altra, voi vedete buio. Se arriva un'onda gravitazionale, quello che succede è che uno di questi bracci modifica meccanicamente, si modifica la sua lunghezza e allora quel buio diventa luce. Quella lunghezza, la quantità di cui si modifica la lunghezza è 20.000 volte più piccolo del raggio del protone. Quindi è una cosa, un battito di ciglia, un'enormità, un confronto, una cosa invisibile. Per quello ci abbiamo messo tanto a vederlo, adesso ne vedono una ogni altro giorno, praticamente. Ogni 32 vedono un'onda gravitazionale. Erano difficili da costruire questi occhiali. E pensate, l'interferometria si usa in mille modi diversi nella vita quotidiana, eppure siamo riusciti a vedere le onde gravitazionali come una cosa che normalmente noi utilizziamo, con degli oggetti ovviamente molto complicati da utilizzare. Allora, mentre ascoltiamo, cerchiamo questi messaggeri. Due sono i tipi di messaggeri che ci portano informazioni sugli eventi più catastrofici e energetici dell'universo e quindi qualcosa che è successo più o meno ai tempi del Big Bang. Questi due messaggeri sono i raggi gamma e i neutroni. I raggi gamma sono come i raggi X, sono all'energia più elevata, sono particelle di luce. Le particelle di luce o fotoni, come le chiamava Einstein e come le chiamiamo tutti noi, non hanno né massa né carica. Se non hanno né massa né carica, una volta emessi dalla sorgente, fanno una marea di strada senza dar retta a nessuno, arrivano a noi e se noi capiamo da dove sono arrivati, possiamo studiare quella sorgente. E siccome quella sorgente è miliardi di anni fa, andiamo indietro di miliardi di anni, continuiamo a viaggiare indietro nel tempo per capire chi siamo e da dove veniamo. Ci sono due modi per studiare la città. Quando sono, hanno tante energie si possono studiare da terra. Quando hanno un po' meno energia si costruisce un satellite. Io ho costruito un satellite. Però gli esperimenti da terra sono bellissimi. Perché sono bellissimi? Perché succede questo. Il raggio gamma arriva nell'atmosfera, interagisce con un nucleo, fa una marea di particelle. Queste particelle scendono. Lì dentro ci sono particelle che nell'aria vanno più veloci della velocità della luce. Nell'aria. A lui ho insegnato che la luce è la cosa più veloce che esiste. 300.000 km al secondo nel vuoto, ma quando la luce passa in mezzo rallenta. Allora se io ho delle particelle leggere che in quel mezzo vanno più veloci della luce, della velocità della luce in quel mezzo, quelle particelle emettono luce blu che prende il nome di radiazione Cherenkov dal fisico che l'ha scoperta. Avete mai visto le immagini dei reattori nucleari dove ci sono le vasche di acqua? Se guardate, se andate a cercare quelle immagini, vedete che quelle vasche sono blu. Non sono blu perché hanno dipinto l'acqua di blu, sono blu perché le particelle che entrano dalle barre di combustibile vanno più veloci della luce dell'acqua e quindi emettono radiazione blu. Quindi queste particelle emettono tutta questa radiazione blu, non è che si illumina tutto di blu, le portano. Allora io cosa devo fare? Devo prendere tutta questa radiazione blu e convogliarla in una macchina fotografica. Questa macchina fotografica si chiama fotomoltiplicatore, ma potremmo chiamarla in qualunque modo. È una macchina fotografica che funziona come i vostri occhi. Allora, io quello che faccio, vado ad esempio, questo è il caso di uno di questi esperimenti, si chiamano telescopi Cherenkov in aria, vado in un posto dove ovviamente c'è poca luce, perché se c'è tanta luce non faccio niente, costruisco questi immensi oggetti, questo qua è paragonato con la torre di Pisa, giusto per darvi un'idea. Questo esperimento
ne ha 4 piccolini, questi piccolini hanno un'area di 108 metri quadri. Quello centrale, non è finto, è una foto questa, non ho fatto un fotomontaggio, quello centrale ha un'area di 614 metri quadri. Questa roba che vedete qui, qui ci sta la macchina fotografica. Quindi questi specchi riflettono la luce prodotta dalle particelle sulla macchina fotografica. E non è uno specchio unico, ce ne sono tanti di specchietti. Anzi, ce ne sono 875 per ognuno di questi specchi. Guardate, ognuno di questi è controllato da un singolo motore. Quando viene la tempesta di sabbia, questo robot qua si chiude su se stesso per non rovinare la macchina fotografica. E poi si riapre, un mostro. Ma solo così riusciamo a vedere questi raggi gamma, che sono pochi e sono tanto energetici. Telescopi Cherenkov in aria vedono la luce emessa dalle particelle, sempre lì arriviamo, sempre alla luce. Quando non hanno tanta energia, si lasciano all'atmosfera. Questo è quello che ho fatto io. Io ho partecipato alla costruzione di questo, che è un disegno ovviamente, di questo oggetto che si chiama Astrorivelatore Gamma Immagini del Cielo, che è un oggetto realizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana, Sinalina, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con cui io lavoravo, e che deve vedere i raggi gamma che vengono dalle profondità, un capitolo, non vediamo tutti i capitoli, vediamo i raggi gamma noi, dalle profondità dell'universo, per identificare sorgenti sconosciute, che non sappiamo cosa sono. Questo è il mio giocattolo, questo è il mio cucciolo, lo chiamerei io, questo è il cuore del satellite. Il cuore del satellite è un robot di 40, un cubotto di 40 cm di lato, che è fatto da tanti piani, e adesso ve ne faccio vedere uno, da tanti piani, non è uno di quelli che ha volato, perché quello è quello su, ringraziando il cielo, rivolto, pesano niente, perché dovete spedirlo con un missile, e poi ve lo faccio anche prendere in mano. Questo è uno di quei cubotti, ce ne sono, di quei piani, ce ne sono 12 di dentro, ed è fatto tutto degli stessi, dei rivelatori dello stesso tipo che stanno nei vostri PC, nei vostri cellulari, nelle vostre macchine fotografiche, si chiamano rivelatori a silicio. Questi rivelatori non fanno altro che prendere i raggi gamma, convertirli e capire da dove vengono. Una volta che l'avete costruito, lo inserite all'interno del satellite, gli mettete pannelli solari, perché ha bisogno di energia, gli mettete i sensori stellari che puntano delle stelle note, perché così sapete sempre dov'è, possibilmente, e poi gli mettete la coperta termica, perché questo poveretto c'ha caldo e freddo. C'ha caldo quando è di fronte al sole, c'ha tanto freddo quando è dietro la Terra, quindi passa da più 40 gradi a meno 30 gradi, quindi non è proprio una variazione trascurabile. Lo mettete in una camera anecoica, uno di quei posti dove gli uomini non possono stare se ne impazziscono, cioè un posto dove non si sente nessun rumore. Lo scopo è vedere se lui genera dei rumori particolari che vanno, come dire, corretti. Lo mettete in una camera termovuoto, cioè lo mettete lì dentro, lo portate da più 50, meno 50, da più 50, meno 50 e vedete che non si rompa niente, possibilmente prima di spedirlo. Poi lo montate sulla cima del missile, sulla punta del missile. Noi l'abbiamo lanciato dalla base di Sri Hanukkah in India, perché avevamo bisogno di una base, le abbiamo provate tutte a dire la verità. Prima dovevamo lanciarlo dal Brasile, poi dovevamo lanciarlo dagli Stati Uniti, poi i russi ci hanno detto, ma non lo mandiamo noi con la Soyuz, noi dovevamo andare in orbita equatoriale, perché non volevamo toccare niente che potesse dare fastidio all'elettronica. Quindi dovevamo essere in un'orbita bassa, 500 km, pensate che Hubble è 547 km più o meno di orbita, però inclinata. Noi equatoriale in modo da non passare neanche nell'anomalia sudatlantica, le fasce di banane lasciamo perdere, però proprio da non avere problemi. Quindi i russi ci hanno detto che lo spediamo noi con la Soyuz dalla base di Baikonur, che sta da tutt'altra parte rispetto all'equatore, facciamo un missile a 3 stadi, il terzo stadio non l'abbiamo mai provato, lo sperimentiamo col vostro satellite, e noi abbiamo detto sarebbe anche un piacere, però diciamo che di no, e quindi abbiamo trovato questi indiani. Gli indiani sono stati fortissimi, guardate, vediamo se c'è una foto con gli indiani, dopo vi faccio vedere. Allora, gli indiani non sono i piedi, gli indiani sono meravigliosi, perché voi montate tutti questi oggetti in camera pulita. C'è una camera dove la quantità di polvere è controllata, tra 8 gradini di polvere ogni centimetro cubo, quello che è. Gli indiani si vestono tutti, cuffia, mascherina, eccetera, e sono scanzi, sono completamente scanzi. Hanno fatto un lavoro bellissimo, però è molto caratteristica questa cosa. Lo mettete all'interno del missile, poi il giorno fatidico lo chiudete e lo mettete sulla rampa di lancio e cominciate a pregare. Dovete passare a dire questa cosa, è una delle cose più impressionante, cioè è una delle cose che ti rimane per sempre. Se fate i fisici delle particelle, vi offro
costruire un satellite, dite subito sì, perché diventate matti e perdete 10 anni di vita, però quando parte è una cosa al di là del bene e del male, tanto sapete che se si rompe non li mandano su a sostituire lo specchio come hanno fatto con Apple, perché non valete abbastanza, quindi non c'è niente da fare. Ed è bellissimo perché sentite la sala di controllo che fa il countdown, quindi minus 10, minus 9, minus 8, fino a 0, e poi fa il count up, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, e voi lo seguite nello schermo, poi a un certo punto non lo vedete più. Lui ci mette 90 minuti per passare sotto la base a terra di Malindi e parlare, quindi voi passate i peggiori 90 minuti della vostra vita, perché quando vedete quello lì che si accende tutto quel fuoco e che trema, è finita, dite, non arriverà mai lassù. C'è stato uno degli ingegneri aerospaziali che ci ha fatto la carrozza per partire, fondamentalmente si chiama carrozza dove mettete il satellite, che ha spiegato al mio capo, ma non c'è problema professore, tanto vibra solo la partenza, dopo quando è su è posto, quindi o si rompe subito oppure non abbiamo problemi. 90 minuti dopo ha fatto ciao, sono qui. E lì veramente ho un sospiro di sollievo, e dopodiché nei giorni successivi un pezzo alla volta vengono accesi tutti quanti gli elementi del satellite, che ancora su ha preso anche dei premi. Adesso si è rotto una delle cose che lo equilibra e quindi spinna, non solo ruota attorno alla terra ma anche spinna in questo modo, quindi un pezzo di un rivelatore non lo possiamo usare, e questa è una delle immagini di questo rivelatore, ce ne sono tante. Guarda le profondità dello spazio cercando i raggi gamma per identificare sorgenti. Vedete, questa qui è una sorgente, new transient, vuol dire che quella sorgente non c'era, improvvisamente si è accesa e poi magari si spegne e poi magari si riaccende. Tra le altre cose, diversi strumenti poi si mettono d'accordo tra diversi satelliti anche a terra per osservare la stessa cosa. Questi sono uno dei messaggeri RA, ma ce n'è un altro che si chiama neutrino. Il neutrino non è come la gigamma, nel senso che anche lui non ha carica, però ha una massa piccolissima, molto piccola. Quindi anche lui, quando viene messo da sorgente tutta questa strada senza dar dato a nessuno per arrivare fino a noi, e se noi lo vediamo capiamo da dove arriva, possiamo studiare qualche cosa che è successo miliardi di anni fa, soprattutto se ha l'energia. Il problema è che il neutrino è furbo, si dice che è elusivo, in gergo tecnico si dice una bassa sezione tutto di interazione con la materia. Cosa vuol dire? Che è difficile beccarlo. Pensate che ciascuno di voi ogni secondo è attraversato da circa qualche centinaio di milioni di neutrini. Mica vi accorgete di essere attraversati dai neutrini. I neutrini prendono, vanno, la velocità della luce, fra un'ora saranno nell'orbita, quelli che passano qua adesso saranno praticamente arrivati a Marte. Quindi l'unico modo per cui avete la possibilità di vedere questi neutrini è avere una quantità immensa di materiale. E il materiale più facile da trovare a terra è l'acqua. E allora quello che potete fare, potete di acqua, una miniera, come hanno fatto i giapponesi. La miniera di Kamiok, 1000 metri sottoterra, riempita di 50.000 tonnellate di acqua pura e piastrellata da questi oggetti che vedete qua, che sono più o meno grandi così, che sono le macchine fotografiche, i fotomoltiplicatori. Tra le altre cose, poi vi dico perché ci mettiamo i fotomoltiplicatori, vedete qui l'acqua sta salendo e questi signori stanno controllando. C'è stato un anno in cui uno di questi era difettoso, è imploso, e l'onda d'urto si è propagata sotto l'acqua, ma tutti quelli che erano sotto il livello dell'acqua. Una strage. È stata una strage. Io penso che, io non so come non si è suicidato quel giapponese che era lì nel momento in cui è successo, perché io mi sarei suicidata. Perché le macchine fotografiche? Perché i fotomoltiplicatori? Perché il modo che vedere è che quando lui arriva nell'acqua, caccia fuori l'elettrone o il fratello pesante dell'elettrone, e quelli nell'acqua vanno più veloci della velocità della luce dell'acqua. E allora emette luce cerco, e io vedo i neutrini dalla luce che producono quando interagiscono con l'acqua. Siamo partiti dalla luce visibile e ritorniamo alla luce visibile. E se non avete una miniera da riempire d'acqua, andiamo al polo sud, Ice Cube, 1 chilometro cubo di ghiaccio. Questi signori hanno scavato 86 tonni profonde, 2820 metri, vi ho messo qua la Tour Eiffel per darvi un'idea, nel ghiaccio. Allora, per scavare ciascuna di queste torri 48 ore, poi lì dentro hanno calato le macchine fotografiche, una colonna di questi fotomoltiplicatori, 11 ore per fare sta roba, per ognuno degli 86, e poi il ghiaccio, zap, ha chiuso tutto, quindi quel che è, se qualcosa non funziona, nulla si può fare, come mandare un satellite lassù, per fare cosa? Stessa roba, vedere un neutrino che interagisce con il ghiaccio tramite la luce emessa dagli elettroni,
elettroni, dal fratello pesante dell'elettrone, una volta che è stato cacciato fuori. E questi signori qua hanno visto questi tre neutrini. Guardate che ciascuna di questa roba qui è grande praticamente come il centro di Parigi. Questo qui occupa uno spazio che è l'equivalente del centro di Parigi. Gli hanno dato un nome. Sì, volevo in dimensioni, intendevo dire, anche il centro di Parigi, mi hanno dato un nome, Bert, Ernie e Bert. Questi qui hanno un'energia che è più di 100 volte l'energia che hanno i protoni che facciamo scontrare agli LHC. Esiste una probabilità non zero che questi siano briciole di Big Bang. Cioè di qualcosa che è successo 13.7 miliardi di anni fa. E se non avete ghiaccio, l'acqua del mare, KM3 net, la Francia, la Grecia e l'Italia, 80 km a sud-est di Capopassero, a 3.500 metri di profondità, 155 torri di 700 metri di queste macchine fotografiche. Li stanno costruendo nel frattempo, su quelle colonne i biologi ci hanno messo in zona e hanno scoperto che lì che pensavano che passassero capodogli ogni tanto, in realtà passano dubbi di centinaia di capodogli in continuazione. E questa è stata una scoperta collaterale rispetto, anche questo è un esperimento tutto tranne che banale, pensate quando arriva la corrente del mare, un delitto, però bellissimo da fare. Allora, siamo partiti da qua, che noi siamo arrivati alla conclusione, vi ho detto che era un piccolo spicchietto, spero di aver destato la vostra curiosità, noi siamo partiti da qua, dal 5 settembre del 1977, e abbiamo visto il Blue Dot, abbiamo visto che noi non siamo speciali. Questa sonda qua, e anche la sorellina, adesso si trovano nello spazio interstellare, che è lo spazio riempito dalle stelle, dai detriti di stelle che sono morte milioni di anni fa. Fra 400 anni dovrebbero arrivare le nuvole di Oort, che è la patria delle comete. Il problema è che per quella volta la sorgente di plutonio che li alimenta e che gli permette di parlare con noi si sarà esaurita. E quindi loro saranno i nostri occhi e le nostre orecchie, ma noi non potremo vedere mai né quello che vedono né sapere quello che sentono, ma mica per questo ci arrendiamo, perché noi siamo curiosi e a quelle domande non abbiamo ancora trovato risposta o non abbiamo trovato le risposte definitive e cercando quelle risposte miglioriamo la vita dell'uomo. E allora io vorrei lasciarvi, ho iniziato con le parole di Carl Sagan, vorrei lasciarvi con le parole di Licia Troisi, Da dove va a finire il cielo, anche lei è un'astronoma e lei dice che la scienza è un lavoro di gruppo, un po' come la vita, no? Non lo si fa solo per se stessi, lo si fa per tutti, perché tutti così sanno, capiscono e capendo amano. E quando lei lo dice per se stessa, ma io potrei dire la stessa cosa non solo guardando il cielo, ma quando vado al CERN e guardo un rivelatore di particelle, ogni volta che alzo gli occhi al cielo è come se vedessi tutto. L'uomo guarda, ammira e infine vuole capire, perché amare è capire. Questo è il motivo per cui io faccio il fisico. Grazie. Non è che si possa vedere nel
strumentale. No, è uno strumento, era giusto per far vedere che cosa hanno usato. Anche questa è una cosa banale, se volete, no? Cioè, pensate, alla fine, anche l'oggetto che è andato su sul pallone aerostatico fino a 5.350 metri era una versione, come dire, complessa ovviamente con la scala graduata e il microscopio, ma di questo oggetto qua, che è uno strumento banale. Gli oggetti che io, il mio satellite era fatto da, è fatto perché ancora vivo, è fatto da questo oggetto che è il tracker centrale, che è fatto di silicio, ma poi c'era sotto un oggetto fatto di materiale scintillante e anche sopra. I materiali scintillatori, e non solo, si usano per fare i rivelatori con cui guardiamo dentro la pancia dei pazienti. I raggi gamma, quei raggi gamma no, hanno energie più elevate. Ma il principio è esattamente lo stesso. Quando andate a fare un esame di medicina nucleare, vi inseriscono delle soggetti che emettono radiazione gamma, che siccome interagiscono poco con la materia, escono dal corpo e quindi io sono in grado di vedere dove sono andate a depositarsi. Quindi la base è la stessa. Cioè, il rivelatore di particelle che io disegno per LHC e che uno dice, ma caspita, ma perché costa LHC per vedere il bosone di X? Ok, va bene, metti un pezzettino alla materia. No, perché tutto lo sviluppo che faccio, oltre che farmi capire meglio come funziona la natura, mi permette di riutilizzare quella tecnologia per la vostra, no, tutti i giorni. Le onde gravitazionali, sapevamo che c'erano. Cioè, nessuno aveva dubbi su questa cosa. La relatività generale di Einstein era una teoria, questo spiega anche quello che ho detto prima, no? Cioè, Einstein ha osservato, ha fatto una teoria che è quella della relatività generale, che faceva la previsione delle onde gravitazionali, e noi le abbiamo trovate. La relatività generale funzionava sicuramente, i GPS che stanno all'interno dei vostri cellulari, per calcolare la posizione di dove siete, usano la relatività speciale e la relatività generale. Se devo spedire un missile su una cometa piuttosto che su un pianeta, devo utilizzare le correzioni dovute alla relatività generale, altrimenti il pianeta sta da una parte e il missile va a finire da un'altra. Quindi eravamo sicuri che quella cosa lì funzionasse, ma non si poteva vedere, perché non avevamo occhiali abbastanza a fuoco. E quindi questa idea di partire da una cosa molto semplice e da lì costruire qualcosa che passo passo diventa più articolato, più preciso, più sensibile, ci permette di trovare meno risposte, Perché voi pensate, sempre che avete trovato una risposta, non arrivate lì, il giorno dopo ve ne fanno uno leggermente più sensibile e dice non ho capito niente. No, non hai capito niente, ricominciamo. La natura fa un po' così. E quindi è una cosa, cioè per questo ho detto che infinitamente piccolo e infinitamente grande sono la stessa cosa, no? Perché in realtà gli occhiali che facciamo per osservarli sono gli stessi. E in fondo i messaggeri che prendiamo dall'infinità dell'universo, che è quello con cui siamo partiti a farci le domande, sono particelle che quindi sono infinitamente piccole. Quindi in realtà non ha senso parlare di infinitamente grande, di infinitamente piccolo. Non so, probabilmente parlerei solo di infinito, sinceramente. Però è emozionante pensare che pur essendo niente, c'è un puntino pallido, azzurrino, che nessuno nota, siamo così curiosi che abbiamo cercato di trovare risposte. Io trovo che questo sia assolutamente emozionante. Scusate, però di. Io ho una domanda particolare. Ho letto, no, che di tutte le galassie, un milione di galassie, stelle, miliardi, eccetera, 500 miliardi di galassie, eccetera, eccetera, nonostante questo, l'universo per il 90% è vuoto. Continua. Ma se è vera questa affermazione che ho letto, ma è vuoto perché noi non abbiamo ancora costruito gli occhiali giusti per vedere quello che effettivamente c'è, o perché è vuoto veramente? Allora, io dico tre cose su questa cosa. La prima cosa è che è una storia bellissima diversa che dovrei raccontarvi, perché è proprio una storia di fisica delle particelle. Nel 1909 era scoperto come fatto l'atomo, una maniera affascinantissima tra le altre cose, è scoperto che l'atomo non era come diceva Thomson, un panettoncino di carica positiva con un vento negativo di elettroni, ma era un sistema planetario con un nucleo molto piccolo e pesante nel centro e gli elettroni che giravano attorno, ed è riuscito anche a misurare la dimensione dell'atomo, no? E ha trovato che l'equivalente, pensate, che, cioè se io vi dico i numeri non è che uno ci pensa, però l'equivalente è il nocciolo di ciliegia nel mezzo di un campo di calcio. Quindi vuol dire che fondamentalmente
la materia di cui siamo fatti noi è vuota. Se io togliessi il vuoto da tutti gli atomi, tutta l'umanità starebbe in una zolletta di zucchero. Ci sono zone dell'universo dove la densità è un po' diversa, cioè ci sono le stelle e i neutroni dove nelle valenti dell'Everest ci schiaccia dentro il Sole, quindi non è esattamente la stessa densità. Questa è la prima osservazione, quindi è vero che noi. Poi la questione è, il vuoto è veramente vuoto? E la risposta è, se lo diciamo fisico quantistico, la risposta è assolutamente no. Nel senso che in realtà il vuoto è un popcorn di particelle che compaiono e scompaiono, partenti brevissimi. E questa cosa è stata misurata. È stato preso un premio Nobel per questa cosa, cioè un atomo che decade emettendo una radiazione di una certa lunghezza d'onda, quella lunghezza d'onda in realtà era spostata di una quantità incredibilmente piccola, e questa è la misura più precisa che sia mai stata fatta. Quindi in realtà quello che noi pensiamo sia vuoto, vuoto non è. Diverso invece il fatto che noi non conosciamo quello che c'è nell'universo. Cioè i cosmologi si sono calcolati la velocità che si espande l'universo e hanno detto, scusate, se fate la somma di tutto quello che vedete, c'è qualcosa che manca. Cioè il 96% mi dispiace e non torna, voi vedete il 4% e il resto del 96% che è quello che noi chiamiamo materia oscura, energia oscura. La domanda che roba è? Magari era antimateria, ma cioè se fosse antimateria interagirebbe in un modo che noi vediamo, quindi io non sono così convinta che l'antimateria. Siamo convinti che ci sia? Potrebbero essere dei conti sbagliati. Per il momento nessuno ha visto niente. Noi sappiamo che questo si espande più velocemente della quantità che spinge. Ma dove sia quella roba lì che manca? Don't know. È una delle grandi domande, oltre al fatto perché siamo qui, cioè dove è andata a finire l'antimateria, perché siamo rimasti solo noi di materia, che è il motivo anche per cui parliamo stasera, perché se no non saremmo qui a parlare, oltre a quella a cui non abbiamo assolutamente nessuna risposta, l'altra cosa è di che cosa è fatto il 96% dell'universo. Boh! Però è anche giusto se non ci avviene. Assolutamente. Grazie. Prego. Comunque una volta vengo a raccontarvi questa cosa. Io avrei una domanda sull'inglese, hai causato. Quando parlava della radiazione di fondo. Sì. E ha detto che è isotopo, sì. Però l'immagine non era molto isotopa. Infatti non lo è. Cioè l'ipotesi è che questa dovrebbe essere isotropa, quindi dovrebbe essere uniforme in tutte le direzioni. Quando sono riusciti a fare l'immagine, sono apparsi tutti questi puntini gialli e rossi. Questi puntini gialli e rossi sono le fluttuazioni della radiazione cosmica di fondo, che tra l'altro i nostri nonni vedevano sempre. Perché con le vecchie TV analogiche, quando non erano sintonizzate, che veniva, una parte di quello era la radiazione cosmica di fondo. Quindi lei non è assolutamente isotropa, ha una fluttuazione ogni volta nel luogo dove si è formata una stella oppure una galassia. Quindi dovrebbe essere un lenzuolo steso, ma è un lenzuolo con tante galassie fondamentalmente. Non è come questo che avete steso prima, questo schermo che è perfettamente liscio, merito con la radiazione cosmica di fondo. La scoperta della radiazione cosmica di fondo è veramente una cosa incredibile, secondo me, ha dell'incredibile. E poi appunto pensare che questo è come se io veramente stessi leggendo un libro scritto 13.7 miliardi di anni fa. Di solito quando si va nelle scuole e si chiede ai ragazzi a chi piace fisica, la risposta è deprimente, cioè casomai si alza uno o due mani. Però quando uno vede una cosa così, caspita, è disposto a faticare tantissimo per studiare fisica e poi andare a fare il fisico. È una cosa incredibile, incredibile. Cioè la prima volta che accendete un rivelatore e vedete cosa vede il rivelatore, vi viene la pelle d'oca, nel vero senso della parola. Se poi spiegate un satellite, allora lì, perdete 10 anni di vita, ma ne vale la pena. Prima di arrivare a spiegare i satelliti, qual è il percorso che può... Dramma. Dramma. Io facevo il fisico delle particelle, io ho sempre potuto fare il fisico delle particelle da quando ero fatta così. Quindi ho fatto il fisico delle particelle, ho costruito dei rivelatori per la fisica delle particelle e poi uno dei responsabili a Trieste mi ha chiesto ma vuoi partecipare? Per cui me lo sono proprio ideata, il cuore di questo rivelatore. E io ero molto convinta, cioè sono un'esperta di rivelatori a silicio, quindi sono andata abbastanza sul sicuro. Ma avevo trascurato tutta la parte che sono oltre all'Agenzia Spaziale Italiana, tutta la parte che sono le aziende che si occupano di spazio. Cioè, abituata a lavorare con un rivelatore di fisica delle particelle, non avrei mai pensato che devo fare tonnellate di carta per valutare questa cosa.
pensare a mondi completamente diversi, cioè per me l'idea che questo subisse, che ne so io, quindi 10G in partenza, va bene, ok, ho capito, ma cosa vuoi che succeda? Poi la prima volta che metti sul vibratore e vedi la polvere sopra, che sui tuoi rivelatori che si alza così, dici, beh allora, un attimo qua, c'è qualcosa che non va. È stato veramente formativo. Rispetto a quando siamo partiti, noi siamo partiti nel 98 più o meno, una cosa di questo genere, lui è partito nel 2007, l'Agenzia Spaziale Italiana quando ha accettato il progetto ha detto va bene, partenza nel 2001, boh, cioè era impossibile questa cosa. È stato complicatissimo, l'oggetto non è costato tanto, quello che è costato tantissimo è stato il lancio, perché il lancio ha dei prezzi assolutamente pazzeschi, pazzeschi, cioè ci sono, quando abbiamo chiesto ad Arianna di poterlo spedire, se erano disposti a lanciarlo, abbiamo fatto la gara, Arianna ha detto non vi rispondo neanche, non avrete mai abbastanza soldi per lanciarlo con me. Cioè una cosa, abbiamo fatto veramente, è stata una cosa, a un certo punto avevano pensato di far passare un missile su una barca nel Mediterraneo per portarlo a Malindi e farlo partire da Malindi, un missile sopra una barca nel Mediterraneo che arrivava fino a Malindi, è stata una cosa incredibile. Diciamo che ci abbiamo lavorato svariati anni, cioè il rivelatore l'abbiamo finito nel 2004, esatto, e poi ci sono stati 2 anni un po' per l'integrazione con tutti gli altri rivelatori e tutti i test prima di poterlo lanciare. E gli ideali sono stati veramente fantastici, ce l'hanno messo a 500 km, angolo di 0.5 sull'equatore, fantastici, cioè un'esperienza unica, unica. È un lavoro, cioè ti fa perdere, cioè veramente faticoso, però quando esci da lì puoi andare a progettare qualunque cosa, nel senso non ti fa più paura niente a quel punto, nella maniera più assoluta, però è veramente entusiasmante. E poi quando lui si accende e fa ciao, lì proprio piangi, cioè lacrime, lacrime, quando lo vedi partire ti viene il magone giù le lacrime perché sai che non lo vedrai più, è fatta, è andato, come un figlio quando cresce, ma è fatta uguale. E poi quando fa ciao e parla, effettivamente lì è... fa impressione, soprattutto il fatto che lui avrebbe dovuto prendere dati per 3 anni, questa era l'idea iniziale, e invece sono passati, questo è l'undicesimo anno, quindi è una soddisfazione notevole, decisamente notevole. Il Voyager 1 e il Voyager 2, che sono nati nel 77, funzionano ancora, se non si esaurisse il plutonio funzionerebbero per sempre probabilmente. Quello lì è un esempio di tecnologia imbattibile, secondo me, imbattibile. Dopodiché io ho amato per far partire un satellite, ma non sarei mai diventato un astronauta, mai, assolutamente no, questo mai avrebbe potuto costringermi a farlo, però mandare un satellite, sì, quello... soddisfazione. In realtà sono andata troppo avanti. In realtà l'errore su questa misura non è banale, misurare la luminosità da quella stimare la massa, quindi è una barra d'errore non grande. Però diciamo che fin quando non hanno più o meno scoperto questo, cioè c'è stato un lungo periodo a cavallo dell'inizio del 1800 in cui si pensava che l'universo avesse più o meno 1 miliardo di anni, cioè ma proprio a dir tanto, qualcuno ha pensato anche molto meno di 1 miliardo di anni, quindi non è banale stimarlo da qui, ci sono tanti elementi che hanno portato a questo 13.7 miliardi di anni fa, assolutamente sì, non solo le misure degli ammassi, però questa è un'indicazione che chi fino a quel momento pensava che fossimo molto più giovani si è reso conto che no, perché quelle non ci potrebbero essere. Poi volevo magari sapere meglio il discorso che faceva prima sul fatto che i raggi gamma viaggiano più veloce di la luce. In un materiale. Allora, la luce va a 300.000 km al secondo nel vuoto, ma quando passa attraverso un mezzo della materia, rallenta. Quindi,
ci sono particelle leggere, come gli elettroni, che sotto certe condizioni possono andare in un mezzo più veloci della velocità della luce nel mezzo, non più dei 300.000 km al secondo. Ad esempio, i raggi cosmici che arrivano dalle profondità dell'universo, poi arrivano sull'atmosfera, con tutta la cosa, quando arrivano nel nostro occhio, in realtà quegli elettroni vanno più veloci della luce nel materiale dell'occhio. Quindi noi chiaramente non abbiamo la sensibilità per accorgersi che è passato uno e fatto un pezzettino blu, fatto un puntino blu, perché non abbiamo quella sensibilità. Però le particelle leggere in un mezzo possono superare la velocità della luce in quel mezzo. Che arrivano prima della luce. Yes. Cioè se partissero insieme loro arriverebbero prima perché vanno più veloci e quindi emettono. Come quando c'è un aereo supersonico, no? Che fa un boato, loro fanno la stessa cosa solo dal punto di vista luminoso, quindi generano un cono di luce che è questa radiazione Cherenkov, che ha questa caratteristica di essere messa in questa banda del visibile, che è la banda blu. Gli occhi che si accendono mentre uno parla e la capacità di trascinare le persone attraverso quello che si dice, come lo si dice, l'esperienza che si trasmette, beh, sono cose che si leggono nella tua presentazione. Grazie. Quindi è una cosa veramente bella che tu ci hai fatto questa sera. E visto che tu hai promesso che ci parlerai ancora, l'anno prossimo pigliamo assolutamente nota della cosa. Volevo offrirti, così a ricordo di questa serata, una copia di questo libro, che non so se conosci, è stato edito a giugno, è un po' la storia del professor Salvatore Furia e della Schiaparelli, tutto quello che è successo in questi 60 anni di attività dell'Osservatorio della Cittadella di Scienze della Natura. È un bel racconto. Grazie, te lo leggerò con passione, assolutamente. Bene, prima di lasciarvi vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà il 16 di novembre, e giusto perché le cose non sono mai casuali, il titolo è Le onde gravitazionali, il dottor Fabrizio Toia, che è un nostro associato fisico anche lui, che ci racconterà un po', se ci farà approfondire questo argomento. Niente, se qualcuno desiderasse avere una copia del libro, ne abbiamo qualcuno a disposizione, quindi se volete chiederlo, ben volentieri. Grazie a tutti, buona serata.